Buongiorno a tutti, eccoci a un nuovo appuntamento di Suite Live e affrontiamo per la prima volta un nuovo tema, come cambiano gli spazi del retail. Con noi oggi abbiamo Federico Leva, benvenuta, Tiziano Vudafieri, Michele Bicego e poi abbiamo invitato due aziende, Inchiostro Bianco, che sono due aziende che hanno veramente tanto da dire a livello di tecnologia, sostenibilità e nuovi prodotti. Prima di tutto facciamo un giro di tavolo e iniziamo da Federica. Grazie, Federica. Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie di questo invito. Sono Federica De Leva, sono partner dello studio GBP Architects. Ci occupiamo di progettazione architettonica un po' a tutte le scale e quindi anche nell'ambito del retail. Abbiamo lavorato soprattutto in passato molto sul retail. Appunto, realizzando concept e negozi per brand della moda, del food e di diverso tipo, appunto. C'è stato poi uno stop, ovviamente dovuto alla crisi negli ultimi anni, adesso in realtà sta riprendendo con vigore proprio la realizzazione di negozi, quindi abbiamo ripreso anche noi alla progettazione del retail. Tiziano Vudafieri, grazie. Tiziano Vudafieri, Vudafieri Saverino Partners, sono fondatore di questo studio, è uno studio a Milano e a Shanghai. Diciamo che siamo nel pieno della tradizione milanese, facciamo da architettura a interni, ma negli interni soprattutto spazi di retail. Abbiamo lavorato molto più di oggi, tantissimo, fino a 4-5 anni fa. Abbiamo fatto, io penso, 45-50 concept worldwide, soprattutto per il gruppo della DMH e gruppo Tod's, ma poi anche molte altre aziende indipendenti, Jimmy Choo fin dall'inizio, Delvaux, Moschino. In questo momento facciamo meno retail di alta gamma, dove eravamo veramente specializzati. Abbiamo adesso 3 progetti in corso, però abbiamo anche spostato il nostro centro, diciamo, in food and beverage e ospitalità. Siamo su 7 progetti d'alberghi di vario genere, ristoranti e sempre appunto la moda o comunque il retail di alta gamma che abbiamo sempre fatto. Michele Bicego, Hangar Group. Ok, mi sentite? Sì. Sì, buongiorno. Allora, io sono Michele Bicego, sono Group Creative Director di Hangar Design Group. Hangar Design è un'azienda, uno studio multidisciplinare di design strategico che da oltre 40 anni si occupa appunto di design dalla piccola scala, il design di prodotto, alla scala più ampliata, quindi soprattutto nel campo del retail. Noi ci occupiamo, ci siamo occupati nella nostra esperienza di progetti legati alla ristorazione, legati al mondo dell'abbigliamento. Anche noi, come lo studio Vudafieri, abbiamo, come dire, una visione abbastanza internazionale perché oltre al nostro headquarter situato in Veneto, abbiamo uno studio a Milano da oltre 20 anni, ma siamo presenti anche a New York, ma soprattutto a Shanghai, dove abbiamo un'attività molto ben strutturata, soprattutto con clienti cinesi e per i quali, per esempio, sviluppiamo progetti di retail proprio in loco. In questo momento stiamo, come dire, facendo lavori che corrispondono abbastanza a quella parola che ho detto prima, multidisciplinarietà, nel senso che per noi retail è in qualche modo legato anche al tema del branding. Quindi in qualche modo accompagniamo la marca nella sua espressione, nello spazio fisico, ma con un occhio anche a tutto quello che è la comunicazione e anche tutto l'aspetto di visibilità negli altri canali, in qualche modo. In questo momento stiamo progettando un ristorante a Roma e sarà il prossimo progetto che vedremo, per cui vi terremo aggiornati. Adesso darei la parola a Marcello Monteleone, che è per la prima volta coinvolto in questi nostri talk. Marcello.
Mi sentite? Sì. Buongiorno, grazie intanto e buongiorno Fiorello, buongiorno a tutti e grazie per averci invitato a intervenire oggi. Io mi chiamo Marcello Monteleone, mi occupo di sviluppo in ambito architettonico nella divisione Building and Construction del gruppo Sugimi. Cerco di darvi qualche informazione in merito al chi siamo. Il nostro gruppo nasce negli anni 50 e partendo dal tessuto lombardo, specializzandosi sulla distribuzione e lavorazione di materiali plastici e compositi che trovavano applicazioni in diversi settori manufatturieri. Da quel momento il gruppo è cresciuto in modo esponenziale, siamo andati a diversificare e implementare la nostra gamma di prodotti e di soluzioni, ramificando il raggio d'azione per cercare di offrire delle soluzioni sia tecniche ma anche customizzate, avvicinandoci poi logisticamente nel tempo anche ai nostri clienti. Oggi come holding possiamo contare su 6 consociate, 14 centri logistici, 9 uffici di sviluppo e tecnico e andiamo a coprire capillarmente quello che è il territorio nazionale. Operiamo ovviamente a 360 gradi sul mercato perché la nostra fortuna è quella di aver sviluppato, grazie soprattutto ai nostri clienti, competenze e conoscenze che ci portano oggi a essere riconosciuti leader di mercato in diversi settori. Quindi parliamo anche oggi del mondo del retail, quando si parla di retail si va a sposare, si vanno a sposare diversi aspetti dall'architettura, quindi da ciò che si vede a come si vive, perché questo è fondamentale. Quindi noi abbiamo la possibilità di poter offrire diverse soluzioni anche nel campo del mondo dell'abbattimento acustico, delle vibrazioni, dei materiali insonorizzanti. Sicuramente abbiamo molto da offrire, ma abbiamo anche molto da imparare e credo che oggi possa essere una buona opportunità anche per noi di ascoltare, interagendo con voi, per andare a toccare determinate tematiche che pensiamo possano essere un patrimonio importante per noi, per chi ci ascolta. Grazie Marcello. Lorenzo invece l'abbiamo già incontrato altre volte, ma sono felice di incontrarlo in questa nuova sezione dedicata al retail. Lorenzo? No, per avermi chiamato e reso partecipe di questa situazione. Chiostro Bianco è un'azienda giovane, emergente, nata nel 2013. Io sono il CEO, nonché il direttore generale dell'azienda. Noi cosa facciamo? Semplicemente siamo un'azienda partner di tutti gli studi di progettazione nel mondo dell'architettura per quello che riguarda soluzioni visive per l'arredamento. Quindi riusciamo, tramite la nostra multidisciplinarità dei materiali, a presentare diverse soluzioni architettoniche per la decorazione di spazi. Siamo in grado di poter fare customizzazioni a 360 gradi fino ad arrivare all'esecuzione di prodotti seriali dove per noi le componenti fondamentali sono velocità, rapidità, personalizzazione e attenzione all'esclusività per ogni singolo cliente. Cerchiamo ogni prodotto di renderlo unico e vestito su misura per la clientela e lavoriamo su tutte le superfici che vengono coinvolte all'interno dello spazio. Il mondo del retail, ma come dell'hospitality, per noi sono i campi assolutamente dove possiamo esprimerci al meglio, perché la componente emozionale per noi è fondamentale. E oggi, soprattutto, il prodotto ruota moltissimo dietro a un concetto di emozionalità e noi su questo ne siamo degli artefici. Grazie Lorenzo. Entriamo nel vivo del discorso. Tiziano, parto da te. L'ultima volta ci siamo lasciati che quando io ho nominato la pandemia, erano circa 8-9 mesi fa, tu hai detto basta, basta, non ne voglio più sentir parlare di pandemia. Mi sembra invece che, soprattutto perché è la prima volta che parliamo di questo argomento del retail, degli spazi così, insomma, questo momento, questi 2 anni hanno inciso molto sul concetto, sulla progettazione e sulla realizzazione, sul pensiero degli spazi per retail. Quindi inizierei con te, ma non sgridarmi. No, so che volevi sentire un'opinione sul fatto che la pandemia possa aver cambiato, no? La progettazione degli spazi del retail in qualche modo l'ha cambiata, ma non come dire del design dello spazio in sé, come per esempio sta cambiando secondo me il rituale nei ristoranti e un po' anche negli alberghi, ma soprattutto nei ristoranti.
Nel retail, per quello che è la nostra esperienza, c'è una polarizzazione della strategia, nel senso che con la gente che viaggia di meno, mi riferisco soprattutto alla Cina, che è il mercato trainante in ogni caso di gran parte dei marchi, parlo del retail di alta gamma, non né del fast fashion né appunto del food and beverage diffuso in tutto il mondo. Nel retail di alta gamma il fatto che le persone viaggino di meno e addirittura siano completamente impedite a viaggiare sta polarizzando la strategia, nel senso che io vedo i marchi con cui lavoriamo noi che progettano anche un po' per l'immediato futuro delle cattedrali gigantesche, negozi di tantissimi metri quadri e più piani, oppure aprire negozi economici piccoli, veloci da mettere in piedi in tutte le città fino al sesto tier in Cina, per raggiungere chi non viaggia più a casa propria. Sta sparendo, secondo me, il negozio medio, troppo costoso, troppo impegnativo come progetto, sta sparendo quella cosa lì. Noi stiamo seguendo come consulenti retail un'operazione in una città che non posso nominare, in un posto che non posso nominare, ma è una delle strade più costose del mondo, ma è una città piccola, non è né Parigi, né Londra, né Milano, né New York, in cui sono tutti presenti, e la scelta dopo analisi di mercato di questi due marchi è di fare due boutique di 1300 metri quadri, l'una su quattro piani. Si va da lì, e non parlo della cattedrale di Dior appena aperta in Avenue Montaigne e di Hermès che ha riaperto in Monte Napoleone, eccetera. È veramente una polarizzazione in questo senso, senz'altro, come dire, la pandemia ha generato una revisione delle strategie, sicuramente. Volevo un pensiero su questo concetto anche da Federica e poi naturalmente anche da Michele. Sì, sicuramente la pandemia ha avuto qualche effetto, come in altri settori che avevamo già registrato, di cui abbiamo anche parlato con te Fiorella, per esempio negli uffici, c'era già un trend di cambiamento in atto, sicuramente la pandemia ha accelerato alcune tendenze. Quello che io noto per la mia esperienza, noi stiamo facendo negozi di alta gamma in questo momento, ma c'era già appunto già da qualche tempo, è una vera attenzione a una strategia più responsabile. Cioè quello che ho notato è che i grandi brand hanno preso a cuore quelli che sono i problemi sentiti dalla società, dalle persone. Michele? Sicuramente la pandemia ha cambiato un po' la modalità di fruire degli spazi, sicuramente c'è una maggiore attenzione, come dire, a voler trovare dei luoghi confortevoli, dei luoghi in cui stare in sicurezza, parliamo anche proprio della densità e della modalità in cui i prodotti vengono esposti. Ma mi ricollego a ciò che diceva Tiziano riguardo appunto a questa polarizzazione dei metri quadri, quindi grandi negozi o piccoli negozi, soprattutto nell'ottica dell'interessante strategia che lega i piccoli negozi a un legame in qualche maniera anche con la vendita online. Quindi questi luoghi che in qualche maniera si avvicinano sempre di più al consumatore diventano anche in qualche modo un test per creare quel link tra vendita online e vendita digitale. Quindi il brand non ha più, diciamo, la necessità di esporre tutta la sua gamma, tutte le sue collezioni, espone pochi prodotti, poche linee popolari e magari targetizzate sui luoghi in cui appunto questi store vanno ad aprire, per creare dei veri e propri test e così fare quel connubio che assolutamente è, come dire, l'elemento portante del retail del futuro,
tra vendita online e l'allungamento, come dire, fisica, di questa esperienza che diventa poi fisica e viceversa. Quindi questo è una cosa che trovo interessante. Poi sicuramente è una tendenza in atto, la pandemia l'ha acuita e l'ha, come dire, resa tangibile in maniera preponderante. Federica, dopo torno a te perché tu avevi già iniziato un argomento che poi vorremmo approfondire parecchio, però vorrei sentire Marcello iniziare a parlare un po' del discorso di branding e di prodotto, di questo prodotto particolare che voi avete, che è un prodotto di economia circolare, per poi tornare con Federica e approfondire il discorso della sostenibilità, che sarà un argomento che vogliamo proprio approfondire tanto. Sì, allora prendo spunto da quello che ha detto sia Tiziano che Michele. Sicuramente di esperienza nel mondo del retail si sta estremamente razionalizzando e, come aveva anticipato Federica, si sta rivolgendo adesso sempre di più a quello che è un concetto di sostenibilità dei materiali, economia circolare, la possibilità di avere accesso a materiali che provengano da fonti riciclabili e riciclate, scusate, e riciclabili al tempo stesso. Noi per questo motivo abbiamo iniziato già da qualche anno ad esporci maggiormente, a cercare di andare a trovare delle soluzioni di mercato che potessero abbinare l'esperienza visiva, tattile al tempo stesso e anche emotiva, perché comunque retail deve attirare anche l'attenzione attraverso l'utilizzo di materiali, diciamo così, ecocompatibili, ecosostenibili, che comunque rientrano in quel discorso di economia circolare o di sostenibilità ad ampio raggio. Uno dei prodotti che abbiamo, che stiamo vedendo che ha particolare applicazione, che trova particolare applicazione nel mondo del retail, è un prodotto che viene denominato Alu Invent. Il marchio è Alu Invent ed è una schiuma di alluminio che proviene da lo scarto delle lattine delle bibite. Viene rifuso completamente il materiale, viene poi soffiato all'interno di vasche e ti permette di avere di ottenere un materiale estremamente unico nel suo genere, perché ogni pezzo ovviamente è diverso rispetto alla soffiata precedente, ha delle caratteristiche estetiche notevoli, possibilità di retroilluminazione, può essere utilizzato sia come elemento di appoggio, comunque di partizioni, di suddivisioni, o come elemento anche retroilluminante che possano dare visibilità maggiore a dei prodotti. Abbiamo visto che questo nel mondo del retail, visto anche l'alta classificazione al fuoco, perché non dimentichiamoci l'importanza anche di questa tematica, stiamo notando una grande attenzione. Questo perché può essere personalizzato e personalizzabile in ogni forma e in ogni colore. Quindi partiamo da una materia prima che è stata già utilizzata, ha avuto già il suo, come si dice, fine corsa, andiamo a riprenderla e la ritrasformiamo in un qualcosa di nuovo che possa dare ispirazione a voi architetti e alle persone. Grazie Marcello. Sì. Federica, allora, questo discorso della sostenibilità. Allora, abbiamo una sostenibilità ambientale e una sostenibilità economica. Mi sembra che è un argomento che tu senti molto, molto vicino nei tuoi progetti. Sì, esatto. Non abbiamo constatato delle diversità nell'approcciare gli spazi, come si parlava prima, almeno con i brand con cui stiamo lavorando noi, ma una grandissima attenzione proprio alla sostenibilità veramente a 360 gradi, quindi non soltanto sul prodotto, non soltanto sull'approccio e la pubblicità del prodotto stesso, quindi si stanno eliminando tutti quelli che sono i cataloghi cartacei, cioè tutto questo aspetto, ma come diceva prima Marcello, c'è una vera attenzione ai materiali che vengono introdotti nel negozio. Sono materiali cradle to cradle, possibilmente, quindi diciamo a chilometro zero, se vogliamo fare un paragone con il food, materiali riciclabili, materiali anche completamente innovativi. Stiamo parlando anche dell'uso del cartone, per esempio, per
per avere comunque degli effetti interessanti dal punto di vista estetico, che è importantissimo all'interno del negozio, ma proprio nell'ottica di sostenibilità. Ma la sostenibilità è anche proprio economica. Evidentemente ci si è resi conto che c'è magari anche maggiore difficoltà del consumatore a spendere, e c'è un avvicinamento del brand in quest'ottica, dove c'è anche un'attenzione che prima non c'era, molto sentita al budget del negozio. Quindi si cerca di ottenere gli stessi risultati, però andando veramente a controllare in maniera maniacale quello che può essere il risparmio anche economico. Quindi non più sprechi, assolutamente, non più sprechi di materiali, non più sprechi di lavori inutili, e quindi un'attenzione veramente, una strategia veramente più responsabile. Questo è quello che ho constatato e che sto constatando nei lavori che stiamo affrontando adesso. Michele, quando parlavamo tu hai più volte detto la parola esperienza, ed è una parola su cui poi facciamo tutti un contributo, perché esperienza è importante nel discorso del retail, vero? Sì, assolutamente. È la parte più importante. Poi sicuramente oggi il retail, quindi il punto di vendita, si è trasformato in un punto di esperienza. Quindi i brand in qualche maniera utilizzano questi luoghi intanto per esprimere i loro valori, per creare quel contatto col consumatore, che quindi in qualche maniera si approccia chiaramente alla marca oltre che al prodotto. Quindi il retail in qualche maniera un po' questo aspetto lo deve considerare, deve avere ogni tanto, come dire, dei momenti wow all'interno del negozio, perché diventano anche luoghi che permettono al consumatore di diventare esso stesso un po' un media, tendenzialmente. Quindi diventa il consumatore veicolo di marketing per questi stessi brand. Per cui insomma nella progettazione va tenuto conto di questo. Un progetto appunto che abbiamo realizzato a Shanghai, peraltro fieramente con la collaborazione anche dello studio Vudafieri, per esempio ha al suo interno una piccola galleria d'arte, ha un bar con delle scritte al neon, ha dei luoghi che non sono solamente, come dire, l'esposizione del prodotto, ma sono delle situazioni in cui appunto trovare quel famoso comfort e quel famoso contatto con il brand di cui stavamo parlando. Volevo che tu approfondissi però in questo discorso il concetto di cliente come media, che era divertente. Avevi parlato di una parete verticale, del concetto di instagrammabilità del negozio. Sì, esatto. Allora, vabbè, è chiaro che se vogliamo legarlo al tema della sostenibilità, anche il green design in qualche maniera ci riporta, no, a trovare queste suggestioni, evidentemente. Quindi una parete di verde verticale, piuttosto che appunto questi elementi che appunto ci permettono al consumatore, no, di creare delle immagini all'interno del punto vendita e di condividerlo fondamentalmente in diretta con tutta la sua comunità, è elemento fondante anche, e che tiene conto appunto in termini di design per questi nuovi spazi. Lorenzo, effetto wow è un termine che ti appartiene molto, e quindi cioè, proprio un concetto che voi esprimete veramente, insomma. Guarda, Fiorella, più che un concetto è un concetto di esigenza, secondo me, oggi. Noi lottiamo tutti i giorni con i nostri committenti e con i nostri, ovviamente, studi di architettura con i quali lavoriamo costantemente a rapporto, nel cercare di portare questo effetto wow nelle esigenze che hanno però gli studi. Cioè, oggi toccare il tasto economicità, toccare il tasto ecologia, toccare il tasto velocità di reazione di intervento,
programmazione che si è ridotta in tempi rapidissimi, anche perché oggi viviamo tutti la problematica delle materie prime, gli aumenti dei prezzi, le situazioni, quindi questo va a inficiare tantissimo in una modifica progettuale. Però quello che non deve mai mancare è quel contesto di effetto emozione, che è quello che poi porta effettivamente quel cliente a entrare dentro al negozio, a vivere, a rendere partecipe un'iniziativa di acquisizione di un prodotto, che ovviamente l'online ha completamente stravolto in questo aspetto. Nell'online c'è un'esigenza di prodotto, acquisto un prodotto, dentro un negozio voglio vivere un'esperienza. L'esperienza legata a un contesto di wow, secondo me, oggi è fondamentale. Noi lo dobbiamo trasmettere in tutti gli elementi che noi facciamo, partendo dalla moquette stampata, arrivando a un tessuto tesato retroilluminato, lavorando con dei sistemi linei stampati o addirittura incisi al laser per cercare di dare una vita nuova a un prodotto che già di per sé aveva una sua vita, era stato utilizzato tramite l'incisione, e andiamo a recuperare quel tipo di prodotto e a ridargli un'immagine nuova. Ma il wow, purtroppo, e per fortuna dico nel nostro caso, non può non mancare. Grazie. Tiziano, con te abbiamo parlato dell'ossessione per l'ospitalità dei clienti, che è una parola un po' forte, che però dà l'idea di come uno poi dopo deve immaginare lo spazio. Sono molto interessanti queste chiacchiere, perché sento dire, da un punto di vista leggermente diverso, le stesse cose che viviamo noi, da Federica, da Michele, almeno dai miei colleghi. Ed è molto interessante questa cosa qua, anche questa cosa dell'esperienza. Allora, il negozio, ha detto Michele prima, è uno strumento di comunicazione, è uno degli strumenti di comunicazione, è un tassello in una strategia di comunicazione. È uno strumento di comunicazione importante, dove il cliente è attore, sempre di più. È considerato un attore attivo di questa, ed è sicuramente anche un touch point fisico, l'ha detto Michele, mi pare prima, del mondo digitale, dove trovi tutto, no, del marchio, un importantissimo touch point fisico. Molto interessante anche quello che ha detto Michele prima sul fatto che con questi negozi piccoli che apriamo dappertutto, il prodotto viene anche personalizzato, diciamo non personalizzato perché viene modificato, ma la scelta del prodotto viene adattata molto di più. Se c'è un negozio solo a Shanghai, esagero, o invece ci sono 20 piccoli negozi nelle città più piccole, quei 20 piccoli negozi, le aziende sono bravissime ad adattarsi alle aspettative del cliente in quel posto lì. Allora, l'esperienza, certamente, come dire, sono stufo di sentirla quasi questa parola, però permea tutto il nostro lavoro, non c'è niente da fare. Se guardate, abbiamo provato col team qua a cercare dei sinonimi ed è difficilissimo trovare un sinonimo di esperienza, sia in italiano che in inglese che in francese, difficilissimo. Una cosa in cui si applica l'esperienza, cerchiamo di applicare l'esperienza, ed è un'ossessione che hanno almeno i nostri clienti, ma per esempio Gucci, tre o quattro anni fa ha finanziato un progetto specifico su questo tema, è l'ospitalità nei negozi. Allora, noi lavoriamo nell'ospitalità quando facciamo i ristoranti, naturalmente quando facciamo gli alberghi, e l'ospitalità è molto al di là del fatto di avere il personale con un training giusto, come si saluta, come non si saluta, come si accoglie, si fa accomodare, non si fa accomodare, si offre un tè o uno champagne. Entra, secondo me, sempre di più nel nostro lavoro, nel senso che quella che chiamiamo navigation, quella che abbiamo sempre, come dire, pensato come... Noi parliamo... Allora, l'esperienza è la cosa più importante, no? Io dico che ci sono sempre... Nel nostro lavoro c'è la sovrapposizione di due layout, un layout emozionale, che è il più importante, e un layout funzionale, che è quello che deve, come dire, indurti a comprare qualcosa senza staccarti o annoiarti o fare il giro come in autogrill in mezzo ai prosciutti alle 7 del mattino
per poter uscire. Questi due layout, il secondo, quello funzionale non si deve vedere, quello emozionale è quello che conta. Nel layout emozionale la parola esperienza, almeno nei clienti con cui stiamo lavorando adesso, la parola, scusami, ospitalità è diventata il mantra. È diventata il mantra. Bisogna riuscire a far sentire a proprio agio il cliente, a non farlo sentire intimidito, anche se poi dire, il marchio con cui stiamo lavorando ha 2.700 euro di prezzo d'ingresso per un item, quindi insomma siamo da là in su. Quindi anche se c'è quella cosa là, il posto non deve più essere intimidatorio, deve essere inclusivo, deve essere accogliente, non deve essere, anche se è una cattedrale, anche se è grande. Stiamo ragionando in termini di ospitalità dentro al concetto di esperienza, se vogliamo. Scusami, Michele, tu vuoi aggiungere qualcosa, magari con degli esempi specifici? Ma allora, raccontandoci una situazione specifica in cui hai creato l'esperienza al di là del luogo che diventa bello per essere visto, insomma. Hai qualche cosa da aggiungere su questo concetto? Ma allora, magari più che in prima persona, cioè mi collego a questo che stava dicendo Tiziano, che è fondamentalmente ancora di più la messa al centro del consumatore, per sottolineare questo aspetto, che è esattamente la dinamica che avviene nell'acquisto online, cioè questa possibilità di accesso totale alle taglie, agli elementi, alle, come dire, articoli simili, è quello che impermeerà, secondo me, anche i negozi che si stanno progettando in questo momento, per cui magari ci sarà un item e poi avverrà nel camerino, che è un po' come se fosse il luogo del carrello digitale, la possibilità di andare a esplorare altri articoli, le taglie, le misure e interagire fondamentalmente con questo genere di prodotti. Quindi in realtà sta avvenendo l'esatto opposto. Non è il negozio fisico si sta in qualche maniera un po' adattando all'esperienza d'acquisto online. Per questo quindi gli spazi più piccoli, per questo quindi gli spazi più esperienziali, per questo questa ossessione all'ospitalità che diventa anche engagement in qualche maniera, e il luogo fisico diventa il luogo di destinazione anche di una strategia marketing social, per cui insomma è veramente, come dire, il punto d'arrivo e di continuità di un'esperienza che il brand fa a 360 gradi. Quindi io trovo che sia molto interessante, cioè il retail fisico penso sia molto vivo, più vivo che mai anzi in questo momento. Assolutamente. Mi riallaccio a una cosa, scusatemi se mi intrometto, che ha detto Michele prima e che avevo ribadito anch'io sul prodotto che viene adattato. Allora, al luogo dove il negozio è. Una delle cose che sta succedendo, almeno con i nostri clienti, esagero un po', perché è ovvio che non riguarda un corner in un aeroporto, ma ci chiedono di fare negozi il più possibile personalizzati, il più possibile uno diverso dall'altro, che seguano naturalmente, in cui la narrativa sia la stessa, ma che abbiano qualcosa di speciale per andare lì. Questo lo stanno facendo tantissimo anche col prodotto. Tutti i grandi marchi fanno sempre di più dei prodotti che puoi trovare solo da Vuitton a Parigi e non a Londra e non a Shanghai, da Prada a Milano e non da Prada a New York o a Pechino. Questa cosa si sta trasformando anche nei negozi. Noi stiamo facendo un progetto per questo bellissimo marchio di pelletteria, che è una sorta è probabilmente il marchio di pelletteria più costoso che c'è sul mercato, un marchio belga, il più vecchio marchio di pelletteria che esiste al mondo, che si chiama Delvaux. Abbiamo fatto 50 negozi
e nei progetti per Delvaux facciamo un omaggio alla città dove apriamo il negozio. Il negozio di Roma e il negozio di Milano, addirittura a Londra, due negozi in due quartieri diversi, parlano due linguaggi diversi perché New Bond Street non è, come si chiama l'altra strada, quella di Harrods, non mi ricordo più, perché ha clienti diversi ed è molto interessante questa cosa qua. Lo stava dicendo adesso Michele, è vitalissimo questo mondo del negozio fisico, ma è ovvio che è un touch point per poi il mondo digitale che è infinito praticamente. Lorenzo, chiamo te perché appunto mi raccontavi proprio questa esperienza della personalizzazione proprio specifica del negozio. Mi hai raccontato quell'esperienza di quella scatola totale che avete fatto, una scatola che comprendeva pareti. Abbiamo avuto diverse esperienze, abbiamo avuto l'esperienza della catena di negozi che ci chiede dei prodotti completamente ecologici perché vanno collegati a della cosmesi. Abbiamo avuto una bellissima esperienza invece per un'azienda che fa food, in questo caso fa prosciutti, li abbiamo costruito dalla facciata del capannone fino al museo interno personalizzato, proprio per cercare in quel caso con i nostri prodotti di raccontare una storia. Quindi non è più un discorso solo e prettamente emozionale, cioè sto bene all'interno dello spazio, mi piace, mi coinvolge, ovviamente è soggettivo in funzione dello spazio, la città, il livello di dove mi vado a posizionare, ma allo stesso tempo ci chiedono sempre di più di poter raccontare un qualcosa legato al prodotto stesso, quindi che è la storia della maison che ha creato questa situazione, come diceva adesso l'architetto, per il mondo della pelletteria in funzione dell'omaggio che si fa sulla città. E, sempre di più è sempre ed è fortemente legato a questo tipo di linguaggio. Oggi però c'è un grande fattore che la mia è anche una domanda che vorrei fare agli studi in questo caso, e sono le tempistiche. Cioè, oggi che vita ha un negozio normalmente? E quando andiamo a intervenire, perché io vedo che questo tipo di concetto di personalizzazione si porta dietro anche degli elementi di velocità, di restyling in tempi veloci, rapidi, riducendo i costi, e questo cambia radicalmente anche l'utilizzo di determinati prodotti. Abbiamo fatto un bellissimo progetto a Shanghai, il Florenza Village, che è l'outlet più lussuoso per tutte le firme, tutta la parte, diciamo, di, in questo caso sono neanche i negozi, stiamo parlando dei bagni, quindi stiamo parlando dei quattro block, hanno voluto la proprietà, lo studio di architettura, lo studio toscano, ad avere dei bagni che sono delle cose scenografiche in modo emblematico, eleganti, importanti, però per loro è importante che ogni 3-4 anni queste cambino forma, cambino veste, per portare anche un'esperienza nuova al cliente. Quindi se oggi riuscissero a darmi anche una risposta i tuoi ospiti delle tempistiche dei negozi, a me farebbe piacere saperla oggi come. Infatti la parola tempistica era un'altra di quelle uscite quando ci sentiamo un po' per approfondire questi argomenti, era uscita con Tiziano la parola tempistica, ma sì. Anche con Michele, sì. Sì, ma mi leggo anche a quello che diceva Federica prima sulla sostenibilità. Allora, che condivido in pieno, nel senso che banalmente un negozio che costa 4.000 euro a metro quadro ha un'impronta di carbonio molto più bassa di uno che ne costa 10.000 o 8.000. Quindi questa cosa la cura di Magrante che facciamo a tutti i livelli, lasciamo perdere le grandi cattedrali, i grandi flacci, perché loro sono come una Bentley che consuma in maniera insensata, ma tanto ne producono pochissime, per cui è meno, come dire, la sua impronta carbonio meno importante della Smart, dove invece un 2% di differenza fa un'enormità per il mondo.
Nella gran parte dei negozi che facciamo oggi c'è una cura dimagrante in termini di budget assolutamente evidente, e questo si riflette certamente in una sostenibilità maggiore. I negozi durano anche molto di più. Durano poco i progetti sbagliati, ma i progetti che funzionano ormai 10-15 anni fa, quando erano vacche grasse, si parlava di 5 anni, 4-5 anni, la durata di un concept retail. Adesso noi ne abbiamo fatti che ne sono durati 13-14 anni prima di cambiare, ma adesso sta diventando una regola. Non c'è più la necessità, e come diceva Federica, si reinterviene sui concept, diciamo, esagero un po', cambiando tutto senza cambiare niente, nel senso che mantenendo molti degli elementi precedenti, ma cercando di cambiare faccia al negozio, che è un altro esercizio che a me piace molto come di questo momento storico. E poi, in ogni caso, da ora in poi non si prescinde dalla sostenibilità. Non è che ci sono altre strade, non è temporanea come cosa. Federica, vogliamo sentire il tuo pensiero. Sì, sono d'accordo, i tempi sono cambiati, quindi un concept dura sicuramente più di prima, se funziona ovviamente. Non sono i tempi delle realizzazioni che sono rimasti sempre proibitivi, perché il negozio deve aprire in tempi record, come sempre. Vorrei però aggiungere ancora un pensiero sul discorso che si faceva prima dell'esperienza, ma anche della sostenibilità. Credo che una tendenza che ormai vediamo che si è consolidata è quella di avere all'interno di un negozio anche brand diversi o prodotti completamente diversi che apparentemente non c'entrano l'uno con l'altro, dalla ristorazione con il vestito, l'esperienza digitale piuttosto che altra cosa. Questo secondo me serve innanzitutto per aumentare l'esperienza del cliente, che quindi può anche usufruire di prodotti in uno stesso spazio che in altri momenti avrebbe trovato andando a cercare in negozi diversi. Ma forse anche questo è legato al discorso della sostenibilità, cioè il fatto di avere brand o prodotti diversi anche dello stesso brand all'interno di uno spazio vuol dire innanzitutto consumare meno spazio, ovviamente, quindi c'è un discorso di strategia responsabile e sostenibile anche in questo aspetto. Per brand che si mettono insieme significa anche unire le forze economiche anche per attirare il cliente, cioè è vero che il commercio digitale fa da padrone, ma come si diceva prima, in realtà questi brand stanno cercando di riportare il cliente all'interno del negozio, e quindi lo devono fare offrendogli anche una gamma di servizi che vanno al di là della vendita del prodotto semplicemente. E quindi secondo me questo è un trend, questo mashup di brand industriali diversi è qualcosa che si sta sempre più verificando, è ormai consolidato, quindi si entra in un negozio per comprare un vestito e c'è la possibilità di bersi il caffè, di mangiare qualcosa e così via, si entra in un ristorante, si esce con un prodotto di qualche brand e se lo porta a casa. Quindi questo qui secondo me sono un aspetto che riguarda sia la sostenibilità ma anche l'esperienza. Grazie. Marcello, io volevo tornare un attimo con te sul concetto del prodotto speciale che voi proponete, per il discorso legato a una customizzazione del prodotto e poi per delle caratteristiche proprio di leggerezza e di trasportabilità, che mi sembra sia un argomento che è sentito, insomma, e che così, se mi volete, anche di produzione. Cioè. Sì. Mi permetto prima di fare una piccola riflessione su tutti gli interventi, perché c'è un qualcosa di molto bello, no, in tutto questo, dall'intervento di Federica, di Lorenzo, Tiziano e Michele. Arriviamo da 2 anni estremamente difficili, da un punto di vista anche emotivo. Quindi
secondo me si sta parlando e si sta andando in una direzione famosa del less is more, ma stiamo parlando di architettura quasi psicologica, nel senso che stiamo cercando di riportare fuori le persone a vivere un'emozione, qualcosa che ci è mancato per tanto tempo. Quello che diceva Federica in ultimo, è vero, uno storytelling che ti possa portare a una gratificazione proprio anche emotiva, che ti possa portare di nuovo a vivere un qualcosa di bello, no? Perché è quello che ci è mancato negli ultimi anni. Per rispondere alla tua domanda, sì, il prodotto è estremamente versatile. È un prodotto che ha un peso di 3 kg al metro quadro, quindi stiamo parlando di qualcosa eccezionalmente semplice da trasportare, eccezionalmente semplice da lavorare e molto semplice, tra virgolette, da personalizzare, nel senso che noi partiamo da una base materiale e sulla base di quello che necessita il cliente noi andiamo a realizzarlo customizzato. Faccio un esempio, progetto di realizzazione di un museo del tartufo, ci è stata chiesta una finitura particolare che potesse andare a riportare quello che è l'effetto sfumoso della pelle esterna del tartufo, piuttosto che altre tipologie di applicazione. Quindi quando parliamo di sostenibilità non si parla solo di sostenibilità su da dove proviene il materiale e come può essere riutilizzato, ma soprattutto anche su quanto costa produrlo, perché poi questo diventa il famoso impatto CO2, emissioni, industria molto avanzata, ma anche il discorso dei famosi trasporti. In questo momento più che mai c'è un'attenzione importante a quella che è la movimentazione, infatti si parlava prima, Tiziano ha detto una cosa molto interessante, la territorialità dei retail, dobbiamo essere molto più vicini al cliente per fare in modo che il cliente si senta a casa in un negozio nella sua città, e quindi essere vicini anche logisticamente vuol dire anche cercare di accaparrarsi dei prodotti che possono essere a chilometro zero, come diceva Federica, sul concetto del food. Quindi anche questo ci permette di poter dare dei grossi vantaggi sul discorso anche poi emissivo in ambiente. Grazie. A questo punto del nostro incontro, di solito io faccio un bel giro di tavolo cercando di sapere quali sono i nuovi progetti e cose di questo genere, ma tutti gli architetti mi hanno detto no, non te li diremo mai i prossimi, proprio perché lavorando con dei grandi marchi e così hanno firmato proprio un vulgare così. Però volevo sapere come, per fare un'idea di chiusura, come vedete lo sviluppo nel mondo del retail? Cioè come lo sentite, come lo percepite e in un prossimo futuro, naturalmente, anche perché non possiamo più parlare di futuro in assoluto. Prossimo, Tiziano, partiamo con... È veramente un sunto di tutto quello che abbiamo detto fino a qua, perché è molto interessante, è stata veramente molto interessante questa chiacchierata, perché sicuramente le cure dimaganti, sicuramente la multidisciplinarietà all'interno dei negozi, e cioè il fatto che appunto mangi qualcosa e compri un vestito o viceversa, o bevi, sicuramente il local, la radicalizzazione della strategia, il fatto che si raggiunge il cliente non solo con un posto che gli è vicino, ma che gli assomiglia anche un po' di più alla fine, e che questi posti sono delle vetrine, dei touch point fisici per il mondo digitale, dove poi il marchio si esprime in maniera infinita, eccetera. Ed è anche interessante perché sta cambiando senz'altro, come dire, io penso che uno dei comportamenti che cambierà questa pandemia è che quando i cinesi, faccio l'esempio perché come Michele con lo studio a Shanghai è un ambiente che conosco molto bene, anche noi lavoriamo per tantissimi marchi cinesi, eccetera, non ci sarà più il viaggio che passa a Venezia 4 ore, poi a Firenze altre 6, ci sarà il viaggio che torna a essere il viaggio come era una volta, meno viaggi e più densi, più importanti. Allora a quel punto lì, nel nostro mondo del retail di lusso,
Sarà davvero importante comprarsi una borsa da Hermès a Parigi, che si trova solo a Parigi, perché quando avremo la bella signora benestante, avrà 5 borse, come dire, sono dei trofei che hanno a che fare anche con un'esperienza in una città diversa, in un negozio diverso, eccetera. Tutta questa cosa qua, l'assunto di quello che abbiamo detto, veramente. Grazie. Michele? Sei senza eccoci, voce. Scusate. Concordo pienamente. Intanto che è stata una bella chiacchierata. In secondo luogo che veramente sono emerse delle cose interessanti, perché effettivamente stiamo vivendo questo cambiamento. Il tassello che aggiungo è l'aspetto tecnologico, nel senso che sicuramente il retail del futuro, per quanto sia una parola orrenda, avrà questo come elemento. Cioè, noi oggi entriamo nei negozi col telefonino in mano e l'app magari di quel brand aperta, e succederà qualcosa, i famosi big data, gli elementi che mettono il consumatore al centro. Chiaramente questo deve diventare un elemento positivo per ampliare ancora di più l'esperienza. Quindi la tecnologia oggi, insomma, dovrà, come dire, essere elemento anche quello centrale e portante di tutta l'esperienza. Federica? Sicuramente la pandemia e quello che ha causato negli studi di chi si occupa di retail è centrale, e si cerca di capire che conseguenze avrà il nuovo atteggiamento dei consumatori, ad esempio il fatto di evitare i contatti, cioè il fatto di non avere contatti anche alla cassa, per dire. Quindi ovviamente anche la tecnologia rientra in questo, ma diventa fondamentale. La cassa quasi sparirà dal negozio proprio per evitare contatti diretti. Quindi questo avrà un'influenza sulla progettazione del negozio futura. E poi probabilmente, secondo me, i brand dovranno adesso capire come attirare le nuove generazioni, la generazione Z, la prossima che sarà, e che già sono i nuovi acquirenti di oggi. Quindi anche in questo caso la tecnologia dovrà farla da padrone, perché ormai le nuove generazioni di fatto prima interagiscono con la tecnologia e poi direttamente col prodotto. Quindi bisognerà trovare proprio una relazione sempre più diretta fra questi elementi. Vi ringrazio molto del tempo e dell'interessante incontro. Grazie. Ciao a tutti, grazie. Grazie. Grazie mille, veramente. Ciao a tutti.